fiamma al giorno, energie del 20 di aprile. Scegliete la vostra variante, luna, cristallo di rocca, stella. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 20 di aprile per tutte le tre varianti. E ricordo che sono solo consigli degli angeli. Qua e là, consigli così, lasciati per uno o l'altro, ovviamente non sempre per la stessa persona. Qui abbiamo l'amore che, caspita, oh sì, ecco, vuole manifestarsi, ma c'è ancora qualcosa, qualche conflitto che vi affligge. Allora, siete nell'energia della manifestazione dell'amore, ma ancora dei conflitti che devono essere trasformati necessariamente, lasciati alle spalle il passato, comprendere ovviamente quello che vi sta bloccando per poter gestire questo cambiamento, questa trasformazione, per poter realizzare l'amore che state creando energeticamente, ma che è ancora bloccato. Qua ci sono i cambiamenti che vengono fatti se cominciate a guardare le cose da un altro punto di vista, quindi non immerse in quelle che sono le illusioni. Guardate, rilasciare quelle che sono le illusioni, le ferite, i blocchi, gli attaccamenti. Ecco, guardateli dall'alto, perché solo così riuscirete a rendervi conto appunto di quelle che sono le ferite che possono essere nascoste, quindi difficili da vedere, ecco. Quindi facendo un lavoro interiore verranno fuori, guardando le cose da un altro punto di vista, qua dall'alto i cambiamenti arrivano. E anche qui ci sono situazioni che devono essere rilasciate, situazioni d'amore. Per poter cominciare qualcosa di nuovo dovete rilasciare il karma. Il karma possono essere situazioni di attaccamento a determinate persone del passato, possono essere paure, possono essere ferite che ancora stanno mettendo quello che è il masso legato alla corda che vi trascina giù a fondo. E in realtà sono questioni d'amore che appunto hanno ancora bisogno di alleggerirsi per poter avere questa trasformazione di un Marte a un livello di vibrazione bassa a un Marte a un'ottava più alta, che è quella appunto dell'azione, del cambiamento, del nuovo inizio. E quindi anche qui lavoro. Vediamo un po'. Allora, aspetta che qua ne sono cadute. Perfetto. Sì, e allora qualcosa si sblocca nel momento in cui rilasciate il karma. Guardate Saturno, il passato. Ecco. E qua ci sono proprio la mente, sono situazioni, sono anche proprio credenze, schemi di relazione che dovete lasciare andare per cominciare qualcosa di nuovo. E allora lì veramente c'è lo sblocco, uno sblocco che vi porta a una vibrazione più alta, una frequenza di relazione più alta. Quindi ovviamente si cambia completamente tipologia di relazione e avete la scintilla di magica creazione. Sapete che la vostra energia crea la vostra realtà. E allora andiamo a vedere. Stella, qua ci sono relazioni karmiche che devono essere lasciate andare. Lasciate andare delle relazioni karmiche, ma non vuol dire prendete una decisione, basta con te, ho finito. No, lasciatele andare dal punto di vista energetico. Lavorate su di voi per sciogliere quelli che sono i vostri blocchi che vi legano a persone con cui non, appunto, non c'è più nulla, diciamo, di, per quanto riguarda l'amore, o magari ci sono situazioni molto difficili, anche molto di sofferenza. Però si continua a stare lì. Ecco, ci sono dei cambiamenti che vanno fatti, ma vanno fatti dall'interno. Quali sono le mie paure? Quali sono le mie ferite che vengono innescate da questa persona? Questa è la lezione che mi lega a quella persona. Se risolvo quel blocco, risolvo la relazione. Quindi mi raccomando, ecco, qua c'è proprio il monito a guardare le proprie ferite, ascoltare le proprie emozioni e a fare un lavoro per sbloccare quella che è la luce, ascoltare la parte, diciamo, i messaggi che l'anima manda. Qua c'è proprio l'anima, parla attraverso le relazioni, va ascoltata, perché qua c'è un maschile. Ecco, qua mi sta dicendo che c'è, può esserci un cambiamento materiale importante nelle relazioni. E può essere proprio a livello energetico, di energia maschile, ma può esserci proprio un maschile che non aspetta altro di vedervi finalmente nel vostro valore, nella vostra luce, per tornare o per appunto un incontro. Quindi qua c'è veramente qualcosa che deve essere rilasciato per poter, come dire, energeticamente allinearsi a un maschile qua che sta aspettando.